volendo restringere un lasso temporale agli ultimi 5 anni con la dottoressa Angela Zanfardino, vorrei analizzare quelli che sono stati i cambiamenti nella cura del diabete pediatrico, con un approfondimento a quelle che sono state le implementazioni dal punto di vista tecnologico. Allora, sicuramente il diabete è una delle malattie più antiche. E è pur vero che il trattamento, la terapia, soprattutto nel bambino, è ristretto a poche cose, a pochi farmaci, soprattutto al farmaco più importante che è l'insulina. Però noi possiamo dire che sicuramente nell'ultimo periodo il diabete non viene curato come tanti anni fa, perché esistono tante innovazioni, soprattutto offerte dalla tecnologia, che aiutano enormemente questi bambini e i loro genitori a affrontare la patologia. In primis, anche se sicuramente è una scoperta più antica, è l'utilizzo dei microinfusori per insulina, che sono delle pompe portabili, sempre più piccole, sempre più comode, che contengono l'insulina e quindi rendono più agevole l'infusione, rendono più semplice la somministrazione senza doversi fare ovviamente le iniezioni quotidiane. Questi strumenti però hanno subito un'enorme evoluzione e negli ultimissimi anni, grazie all'utilizzo dei sensori per la glicemia, hanno raggiunto il top, che sarebbe la completa automazione nella regolazione dell'insulina. Sui sensori dobbiamo fare sicuramente un'attenzione maggiore, perché negli ultimissimi anni non solo questi sensori sono diventati sempre più precisi, tanto da poter sostituire le punture, le glicemie capillari, ma hanno aperto un mondo di interpretazione della glicemia. Noi possiamo andare a vedere tutta la giornata la glicemia, minuto per minuto, non più 3, 4, 5 misurazioni al giorno al dito, che erano invasive al massimo. Io ho sempre detto che quando qualche anno fa ho cominciato a occuparmi di microinfusori, dicevo sì, il microinfusore è bello, ma se riuscissimo a togliere queste punture al dito, secondo me risolveremo metà del problema. Perché diciamoci la verità, quando si cura il diabete, noi abbiamo tre problemi fondamentali: la somministrazione dell'insulina, che viene vista spesso come trauma da parte dei genitori; la dieta, questo viene visto molto spesso come dramma da parte degli adolescenti, che non Perché vogliono limitativo. accettare di dover mangiare ad orario, di non dover mangiare determinate cose, eccetera, ma soprattutto anche l'autocontrollo. E quindi risolvere questo è stato risolvere metà del problema. Questi sensori cosa sono? Sono dei piccolissimi device, ormai sempre più sottili, che si possono mettere in varie parti del corpo, sul braccio, sulla gamba, nei bambini piccoli li mettiamo anche sul gluteo, quindi anche nascosti, no, per la privacy, anche questo dobbiamo guardare per l'adolescente, ma che permettono un controllo totale della glicemia con le sue fluttuazioni, quindi a noi permettono di interpretare correttamente i dati. Quindi io mi immagino che se anche un bambino col diabete non vuole utilizzare il sensore di insulina, in assoluto deve utilizzare un sensore. Noi su questo come centro, ma soprattutto come Regione Campania, abbiamo investito tantissimo e siamo stati i primi a permettere la gratuità di questi sensori a tutti i bambini con diabete, non solo a quelli che utilizzavano i device un po' più particolari, tipo il microinfusore. Quindi tutti i bambini con diabete nel nostro centro, ma ovviamente tutti i centri della Campania, possono utilizzare un sensore della glicemia risparmiando finalmente le odiose punture. È un sensore che poi a seguito del monitoraggio emette un allarme acustico nel caso in Non tutti i cui. sensori sono uguali, ma se la glicemia, alcuni sensori che si chiamano real time, ormai quasi tutti, quando la glicemia scende al di sotto di un valore che decidiamo soglia, che di solito è 70, quindi quando c'è il rischio che il bambino possa perdere conoscenza, suonano. Addirittura alcuni suonano prima, quando il trend in discesa della glicemia, anche se io ho 150, già suonano perché ti avvisano che stai per andare. Quindi una previsione, una tranquillità. Immaginati una mamma di Anche notte notturna, che esatto. finalmente può dormire, i nostri bambini hanno i nostri genitori hanno dei gravissimi disturbi del sonno, non dormono più perché pensano che da un momento a un altro il bambino può sentirsi male. Quindi vedere questa glicemia che già prima che è bassa ti può suonare un allarme è una tranquillità incredibile. Questo ovviamente sia anche per la glicemia alta, che è meno gravoso, meno pericoloso in quel momento, ma comunque esiste.
questi sensori hanno permesso un'altra cosa all'interno del problema che abbiamo avuto durante il lockdown, questo fatto di dover seguire i pazienti a distanza. Come si fa a seguire un paziente a distanza? Bene, abbiamo avuto la possibilità di fare la telemedicina, ci è stato riconosciuto, il paziente ha accettato l'impegnativa, diciamo, no? Abbiamo fatto veramente un numero di visite quasi pari a quelle in presenza, con i mezzi normali, con le videochiamate, eccetera. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto la possibilità di vedere i dati a distanza del paziente. Se io non vedo le glicemie non posso fare il mio lavoro. Quindi una cosa, immaginati che tramite la videochiamata che la signora mi deve dettare 103, 105, 107, una cosa che io mi collego con un semplice passaggio al telefonino del bambino e vedo tutti i dati del bambino nei mesi precedenti. Quindi abbiamo potuto addirittura evitare che loro dovessero fare per esempio il prelievo per l'emoglobina glicosilata, che serve per controllare se il bambino è seguito bene, perché questi strumenti elaborano una emoglobina virtuale, cioè ti dicono con le glicemie che hai stai andando bene, stai andando male. Quindi eccezionale, cioè a distanza si è fatto tutto quello che avremmo fatto in presenza, tant'è vero che molti genitori, ritornata la possibilità delle visite in presenza, hanno detto ma perché in fondo noi ci sentiamo soddisfatti così. Quindi io mi immagino in un futuro che al centro si verrà per i controlli e chiaramente regolamentata anche la telemedicina con l'appuntamento, con l'orario, tutto, orario, tempistica, con prenotazione, con ricetta impegnativa, regolarmente registrata al CUP, quindi riconosciuta, insisto, tra le prime regioni italiane ad attivare telemedicina durante il lockdown della Campania, come al solito anche in questa è stata ad avanguardia, dobbiamo dire, perché è così. E nostre eccellenze, diciamo. Infatti devo dire la verità, se anche non so cosa ci aspetta in autunno, in inverno, adesso siamo preparati. Certo. Perché sicuramente forse per noi non cambierà niente, come non è cambiato niente nemmeno nel periodo acuto, per fortuna, perché riusciamo a seguire i nostri pazienti anche a distanza, anche se devo dire che vederli qua comunque è una gioia, perché l'empatia ormai credo perché il rapporto sì, che si noi siamo proprio di familiare. Famiglia, e quindi ancora adesso è troppo brutto dover dire ai bambini che ti vogliono abbracciare e baciare stai a distanza. Va bene, passerà, però dico dal punto di vista assistenziale la telemedicina in diabetologia è una risorsa e speriamo di poter continuare a farla anche nei pazienti comunque che hanno difficoltà. Abbiamo vari bambini che comunque sono disabili e per ovvi motivi hanno ancora più difficoltà a venire durante questa pandemia al centro, e li seguiamo benissimo, loro sono felicissimi anche di stare a distanza, quindi continuiamo a farla ovviamente di meno adesso che abbiamo ripreso le visite frontali. Per quanto riguarda invece i microinfusori, l'evoluzione è stata diversa ed è stata potenziata, tant'è vero che le pompe per insulina oggi si chiamano SAP, che significa Sensor Augmented Pump, pompa potenziata dal sensore. Ed è proprio così, perché se non ci fosse il sensore per la glicemia, la pompa sarebbe un infusore di insulina. Invece adesso, grazie al sensore, riusciamo a prevedere quando la glicemia scende, a prevedere quando la glicemia sale e intervenire di conseguenza. Quindi la pompa prende delle decisioni autonome e evita che la glicemia salga e evita che la glicemia scenda. Questa cosa, io credo che quest'estate, è stato per me che lavoro tanto tempo con le tecnologie incredibile applicarla. Forse non avrei mai pensato che avrei messo un microinfusore di insulina a una bambina, una neonata nata col diabete di 1,3 kg, quindi veramente uno scricciolo. È vero che noi utilizziamo degli aghi piccolissimi, ma piccolissimi per bambini di 1 anno, 2 anni, 3 anni, non una neonata di 1,3 kg con diabete che era in gravissime condizioni. Inizialmente seguita verso l'ospedale di Avellino brillantemente, ma si è resa subito necessario l'intervento comunque della diabetologia, perché non si poteva gestire con l'insulina, anche perché quando sono piccolini devono fare un'insulina diluita a piccolissimi dosaggi, quindi immagina che normalmente il dosaggio di un diabetico è
pro chilo, cioè se peso 20 kg di solito faccio circa 20 unità di insulina, se peso 1,3 kg devo fare 1,3 unità di insulina, che è niente, è pochissimo, quindi puoi immaginare com'è difficile dosare l'insulina in una nata così piccola, che era nata anche 1,1 kg, anche così, quindi fragile. Rischio altissimo, però con coraggio abbiamo deciso di accettarla qui presso la nostra terapia intensiva e insomma non ci abbiamo dormito perché è dura, abbiamo scelto di utilizzare uno strumento così particolare che appunto è uno strumento ibrido, che significa che appunto permette l'infusione di insulina, e abbiamo detto l'utilizzo di un sensore della glicemia proprio per risparmiare questa neonatina che tendeva ad anemizzarsi anche le punturine sotto il tallone, perché il dito non era proprio possibile, quindi si doveva pungere il tallone. Quindi da un lato abbiamo risparmiato i controlli al dito e della glicemia, dall'altro lato le iniezioni ovviamente di insulina ogni volta che mangiava. Quindi un successo, sempre per la nostra struttura. Adesso la bambina è cresciuta, adesso pesa 2,7 kg, sta per compiere 3 mesi, ma pensiamo cosa ha dovuto recuperare questa bimba, ma siamo felici, insomma dobbiamo sicuramente creare la possibilità che questa bambina vada a casa. Certo. Perché in ospedale ormai tutti la coccolano e in terapia intensiva è la bambina nostra, insomma, però a casa la mamma deve affrontare, ecco, la patologia, perché come dicevamo prima deve essere autogestita a casa con una bambina ancora di 2,7 kg, quindi piano piano si deve preparare ad andare a casa. Però che la tecnologia abbia permesso di salvare questa bimba e di permettere una vita normale è indiscutibile. Sicuramente non era possibile, o meglio sì, si poteva fare anche con le iniezioni sottocute, ma non si potevano creare dei dosaggi così bassi se non avessimo avuto l'infusore. Una panoramica di certo positiva e virtuosa, un'escalation di successi per la nostra regione, per la sede che ci ospita, ma anche, come mi piace dire, punta sempre e comunque all'unico obiettivo, la salute. Grazie mille. Grazie.